Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi ultimo video dedicato ai significati della Sibilla Gitana. Poi farò un altro video per farvi vedere come si effettua la stesura. Però in quest'ultimo video vi do i significati delle ultime quattro carte: il ladro, il messaggio, l'ufficiale, il regalo. La carta numero 29 rappresenta il ladro. Quindi vediamo proprio un uomo vestito di nero che sta fuggendo con un bottino e con una casa alle sue spalle, la casa in cui si presume sia andato a rubare qualcosa. Il significato è una necessità di riaffermazione, quindi qualcuno che magari prima era affermato, che ha perso per qualche motivo questa affermazione e ha necessità di riacquistarla. Oppure può significare delle possibilità che sono state perse, delle occasioni non colte. Significa anche un controllo delle spese, quindi significa che si sta tenendo sotto controllo il proprio conto economico, diciamo così. Oppure può essere anche una perdita importante di beni a causa di un furto, oppure a causa del gioco d'azzardo, delle tasse, oppure per altri motivi. In qualche modo ci sono delle spese, quindi un pochino di denaro uscirà dalle vostre tasche. La carta numero 30 è il messaggio. Vediamo due uomini che si stanno scambiando una lettera, quindi un messaggio. Uno è vestito in modo molto sgargiante, invece l'altro è vestito di scuro e quello che sta consegnando il messaggio è quello appunto vestito in modo così luminoso, così acceso. Il significato indica la firma di un contratto, oppure la lettura di un testamento, il ricevimento di un'eredità. In qualche modo ci sono delle notizie che portano appunto ad avere delle entrate o economiche oppure di un'eredità di qualche tipo. Oppure ci può essere anche un ritardo nella firma di un contratto, quindi magari dovete chiudere un accordo e per qualche motivo ci sono dei ritardi. Ci possono essere anche dei problemi legali, che non è detto debbano essere per forza gravi, ma possono essere anche dei piccoli cavilli, delle cose che comunque causano questo ritardo. La carta numero 31 è l'ufficiale, qui vediamo il classico ufficiale in divisa. E alle sue spalle sembra esserci una croce molto lunga e molto alta. Il significato indica un intervento dell'autorità per risolvere dei vecchi problemi. Quindi magari un problema che si stava prolungando da tanto tempo viene in qualche modo risolto grazie all'intervento dell'autorità ufficiale. Oppure può essere anche una mancanza di rispetto. Della superbia, una persona che magari impone il suo punto di vista, una persona che non è capace di confrontarsi, di dialogare in modo civile, ma che è un po' autoritaria, che impone il suo volere. E la carta numero 32, che è l'ultima del mazzo, è il regalo. Qui vediamo un uomo che sta consegnando un regalo ad una donna ben vestita, quindi si presuppone che sia dell'alta società. Questa carta significa omaggio, ci sono dei segni tangibili di affetto e di stima, un riconoscimento delle proprie capacità. Omaggio può essere qualcosa che voi ricevete in regalo, può essere un regalo inaspettato oppure un regalo per una ricorrenza particolare. Oppure può essere un regalo che vi viene fatto perché voi avete fatto un favore a qualcuno, quindi un regalo di ringraziamento, diciamo così. Ma questa carta indica anche che ci sono dei doveri che in qualche modo dovrete cercare di assolvere. Queste sono le quattro carte. Con questo video io ho concluso tutti i significati, però continuate a seguirmi perché il prossimo video sarà quello dedicato all'esempio di stesura. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.